Lascia like se anche tu hai provato almeno una volta a fare la Dele Alli Challenge. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come già avevo detto nello scorso video che è uscito lunedì, non sono a casa mia in quanto sono in vacanza in Puglia e quindi sono in una casa che ovviamente non è mia. Vi avevo detto anche che non so se sarei riuscito a portare video lunedì, mercoledì e venerdì, però a quanto pare questo video dovrei riuscire a farlo uscire. Che brutto gioco di parole che ho fatto. Comunque, come state tutti quanti? Fatemelo sapere con un commento, perché io sinceramente qua sto veramente molto bene. E scusate soprattutto se ho i capelli bagnati, ma sono appena uscito dalla doccia praticamente. Sono le 10.47 del 22 agosto 2018 e manca pochissimo che ricominci la scuola. A me manca circa un mesetto. Fatemi sapere voi quanti giorni mi mancano, perché ricominci la scuola, a me dovrebbe ricominciare il 18 se non sbaglio. Ragazzi, andate tutti a seguirmi su Instagram, mi chiamo @giannove02. Trovarmi è molto semplice, comunque c'è anche il link in descrizione, quindi non avete scuse, dovete seguirmi per forza. E se volete essere salutati in un prossimo video, commentate tutti con hashtag salutami. In questo video vado a salutare Android Game Channel, Lo Stregone e Pro Game. Quindi ciao a tutti ragazzi, e vi ripeto, se volete essere salutati da me in un prossimo video, lasciate un bel commento scritto hashtag salutami. Ovviamente lasciate anche un bel like e iscrivetevi al canale. Di like non ve ne chiedo un numero, fate voi, comunque lasciatene parecchi. Detto questo ragazzi, oggi andremo a provare a fare, anzi vi andrò a insegnare a fare la Dele Alli Challenge, ovvero l'esultanza di Dele Alli. Comunque ci sta provando un sacco di gente a fare l'esultanza di Dele Alli, ma comunque non è facile per tutti quanti riuscirci. Infatti anche per me è stato abbastanza difficile capire come si facesse. Ho visto qualche video, qualche cosa, e dovrei averlo capito bene o male, quindi oggi voglio spiegare anche a voi come si fa. E ovviamente lascia like se anche tu hai provato almeno una volta a fare la Dele Alli Challenge. Comunque ragazzi, voglio scusarmi anche se questo video non sarà lunghissimo, ma non ho molto tempo né per registrarlo né per editarlo, nemmeno per caricarlo su YouTube, visto che sto col 3G, quindi fare video troppo lunghi potrebbe risultare abbastanza difficile caricarli, e quindi volevo scusarmi anche per questa piccola cosa. Comunque da quando tornerò i video torneranno ad essere lunghi, normali. Quindi ragazzi, ora mi sono seduto, ho messo la telecamera in questa maniera per farvi vedere come si fa la Dele Alli Challenge e passiamo subito al tutorial. Allora ragazzi, vi parto subito col dire una cosa: io riesco a farlo con la sinistra e con la destra no, guardate la differenza. Allora questa è la sinistra e riesco abbastanza bene, invece con la destra mi risulta un po' più complicato, non riesco proprio molto bene. Quindi se voi non riuscite bene con una mano, vi consiglio di provare con l'altra. Infatti io non sono mancino, uso prevalentemente la destra, anzi uso soltanto la destra, però questa cosa mi riesce bene con la sinistra. Comunque ragazzi, ci sono due metodi appunto per fare questa cosa. Partiamo con il primo, che è quello un pochino più complicato diciamo, cioè comunque il risultato finale è lo stesso, però ci sono due metodi, voi provate tutti e due, vedete come vi trovate meglio. La prima cosa da fare è mettere la mano in questa posizione, come se state facendo le ombre cinesi, non mi ricordo come si chiamano, e successivamente mettere le dita in questa maniera, quindi vedete così. Una volta che siete in questa posizione con la mano, quindi con un cerchio fatto così e con le tre dita messe a paro, andate ad appoggiarvi le tre dita sulla fronte. I capelli come li metto? Va bene, lasciamo giù, quindi in questo caso così, e poi con il pollice abbassandolo cercate la posizione dell'occhio, vedete, dovete abbassare l'indice e seguire il movimento anche col pollice, e quindi non è molto difficile, anzi è piuttosto facile. E questo è il metodo con cui mi trovo meglio io. Mentre se volete partire subito con la posizione immediata della mano, la cosa che dovete fare è mettere sempre le mani così, in questa stessa posizione di prima, però dovete abbassare le dita in questa maniera, vedete? E formare una cosa del genere. E praticamente questa è la Dele Alli Challenge. Voi girate la mano e ve la appoggiate in fronte. Quindi ricapitoliamo: cerchio con la mano, abbassiamo le tre dita in questa maniera, state così, queste le abbassate, girate la mano e ve la mettete così. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia stato abbastanza utile. Se così dovesse essere stato, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al canale. Vi ripeto di andarmi a seguire su Instagram, mi chiamo @giannove02. Anzi, votate il sondaggio qui in alto nelle schede e iscrivetevi. Siete riusciti a farla grazie al mio tutorial? Sì, se ci siete riusciti. No, se non ci siete riusciti. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Bella.